Ciao giovani, bentornati sempre qui al CAP, bentornati sempre qui sul canale. Regà, grazie di cuore, siamo arrivati a 1000, un bacio virtuale a tutti voi e vi ricordo come sempre che qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link inerenti a tutti gli altri social, compreso quello in cui andremo a fare le nostre live pazze da qui in avanti e soprattutto, regà, molto importante Instagram perché lì darò tutte le comunicazioni inerenti alle live, ai video e a tutto quel che si voglia. Quindi mi raccomando Instagram, oggi... Intanto ci concentriamo sul mazzo che ci ho avuto un'illuminazione stamattina. Perché? Perché ho pensato a un mazzo che possa in qualche modo counterare un Ela con un Lockjaw oppure un Thanos con le gemme, capito? E quindi l'idea inerente è questa qui: un bel junk con il pacco del Dark Oak. O per meglio dire, un Dark Oak con il pacco del junk mi sembra molto meglio di... Perché questa mossa? Perché se voi ci pensate, il mazzo del Dark Oak si concentra a scagliare in bocca e al mazzo dell'avversario delle rocce, ok? Quindi se capitiamo con un Lockjaw, è cosa molto buona che lui abbia delle rocce nel mazzo, così che quando fa lo switch nella location del Lockjaw magari può pescargli non una carta a costo 6 e a forza 10 per esempio, forza 12, quel che cazzo è, ma magari una roccia, capito? Oppure quando c'è una gemma, magari ci abbiamo la prima al turno 3 e giochiamo la Black Widow, magari lui il turno 3 lui gioca la Mind per esempio, faccio un esempio stupido, noi abbiamo la Black Widow, gli mettiamo il morso della cazzo di Vedova e lui non può pescare e potete ben capire che in un Thanos con la Mind se non pesca quel turno lì non dico che è vinta la partita ma lo facciamo incazzare, capito? Oppure non lo so, raga. Metti Corvus, che è la carta appena uscita, quindi molte persone la giocano con questa Ela. Mette che gli scarta una cazzo di rocce invece che una carta forte. E poi Ela gliela fa ripescare il turno 6. Ma possiamo godere di questa cosa? Anche di Cittadello Slout mi sa che possiamo godere di questa cosa, sai? Ora, spero che il mazzo dell'avversario non sia un vivente. Ah, trono spaziale. Bello. Molto bella questa cosa. Tanto Zabbo lo giochiamo. E siamo a posto così. Hai rollato a 2, raga. Sapete vuol dire rollad a 2, anche Shang a 2? Morbius vuol dire questo. Vuol dire Morbius. Kiln, ok. Ora, quello che andrei a fare io è giocare Korg rollad. Vediamo che cosa ci può pescare. Sarebbe male. Per niente. E ti mi dà anche Dark Oak, cazzo ne so. Bello. Molto bello. Molto bello così. Vai al centro? No, va bene. Allora, per essere... Per quel più 2 di Wolverine ci avremmo anche Shadow King. Morbius se scarta un'altra carta è sotto Shang e io godo di questa cosa. Giochiamo un'altra volta la Black. E il problema è uno, raga. Il problema è che io non c'ho Annihilus. E il problema è che lui giocherà su Kiln. Quindi Black Widow. Ok. Fa molto piacere questa cosa. Ora, e lui deve giocare sto morso in qualche modo se vuole pescare. C'è soltanto quella. Capito? Io gli snappo. E lui si ritira. Cioè, capito? Perché si ritira il ragazzo? Perché c'era soltanto il morso della vedova da giocare. C'era una carta in mano rimanente. Se la giocava sulla Cittadella dello Slout, disastro per lui. Perché era un 50-50 tra me e lui sul trono spaziale. E potevamo fare anche, cazzo ne so, la Lyot. Ma Lyot no, non l'avremmo fatto. Avremmo fatto Dark Oak Shang, mi sa, a sto punto. Abbiamo fatto Dark Oak Shang. E vinciamo il game easy. Ok. E già un mazzo discard. Ce lo siamo levati al cazzo. Anche con le location. Ci hanno fatto tanto le location in questo game. E ci ha fatto tanto anche la Black Widow. Quindi volete o non volete, regà, le location sono molto importanti per il conferimento di chi vince il game. Cioè sono molto importanti perché con le location cambia tutto. E potete essere anche counter di quel mazzo lì. Faccio un esempio stupido, ma se la location girano a favore suo, t'attacca al cazzo, fratello mio. Ora invece tu mi dai Destroyer. A Destroyer penso che lo potrei utilizzare solamente se mi dai ovunque, dico, come location. The Hood. Molto buono.
Dici Big House, va bene. Schippo, frate. Schippo. Cazzo. Mi sarebbe servito un bello zabbo adesso, sai? Poter usufruire. Anche perché così facendo potevamo giocare Dark Oak in mezzo. Oppure Roll dipende. Fratello mio, stupiscimi. Bello, anche spazio profondo potremmo farlo lì, il Destroyer, volendo. No? Ora, giocare Rock Slide per essere. Per Okai abbiamo sempre il solito buon vecchio Shadow King, che ancora non ho trovato una cazzo di variante di Shadow King, però. E non sembra che cazzo ne so, tipo pinguino della DC, di Batman, non sembra quello. Che cazzo ne so, guarda che carino, cioè con questo. Dio, siamo un rospo, non siamo qui per fare delle discriminazioni. Giusto? Nico Minoru. Ok, ma sai che ci sta a pennello l'uomo delle ombre lì? Io invece che mi invento adesso? Di tu snappi. Di tu snappi. E allora io. C'ho più io, no, c'ho più lui, quindi sarebbe anche inutile fargli Iron Lad. Io farei Dark Oak. Ci sta la Mary, sai? Ci sta la Mary, voglio che ci sta la Mary. E mo? E mo io potrei fare subito Shadow King. Potrei fare subito Shadow King, potrei fare Zabu, potrei fare Korg. E poi chiudere con Destroyer su spazio profondo. Vediamo. A meno che lui non giochi Shang, ma se gioca Shang è un po' finito. Ho capito, fratello mio, ho capito. E mo? Che ci inventiamo? Cioè, io potrei fare anche se entri Iron Lad, metti che lui mi prende. Cazzo ne so. Alayot mi può prendere, fratello. È l'unica carta che mi può interessare. Però sai che mi conviene fare. Se entri qui, Iron Lad qui. Metti che lui c'ha Shang in qualche modo. Metti che mi prendo Alayot io. Sì. Molto meglio fa così. Poi, se vince il game, è proprio lui. Che devi fare? E Nico quella? Ti prego Lyot. Mamma, sto godendo, frate. Sto godendo. Bello. Bello. Botta di culo? Sì, la voglio. 33% di possibilità di prendere la Lyot. Però, frate, ci pensi? Alla fin fine non è che è sbagliata come play. Perché noi qui avendo fatto Destroyer avremmo vinto. Ok, ma avremmo perso qui su Big House, avremmo perso sicuramente perché lui ce l'aveva Shang lì, dai. Era uno Shang quello, dai. Non poteva mai essere tipo Hitmonkey, perché Hitmonkey era troppo basso. Aveva altre carte da poter giocare con Hitmonkey, non era Hitmonkey. C'era sia Okai, sia Nico. E chi cazzo era l'altro? The Hood. The Hood, cioè il demone, c'era un sacco di cose da giocare se avesse avuto Hitmonkey, capito? Però per il momento non ci possiamo lamentare del mazzo, Korg. Ma per niente. Ma per niente proprio. Sta viaggiando e sta anche girando. Bello il raft. Beh, Shadow King me lo tengo. C'era proprio senso giocarlo, Shadow King. È un Thanos comunque, ragazzo, eh. È un Thanos. Mi fa molto piacere questa cosa. Black Widow subito. Black Widow subito. Dimmi che è una mind quella. Lockjaw. No, non è bello. Sai perché non è bello Lockjaw? Sai perché non è bello Lockjaw? Perché lui mi farà sicuramente il morso sul raft. Farà sicuramente il morso sul raft. Io farei Dark Oak. Intanto. O Iron Lad. Iron Lad. Mi ispira di più. Ok. Bello. Vabbè, se adesso tu gli prendi la roccia, io godo. Ma non lo prenderà mai. Cazzi. Mette Scar a sto punto. E come pesca? Non pesca, dici? Vuole far fare tutto a Lockjaw? Hai capito
E io devo per forza giocare a Shang intanto. Perché lui potrebbe avere Kyra. Sì, questo sì è vero però. Alla fin fine a me che mi serve Shang adesso. Meglio farlo il turno... Turno 6. Giocare magari un Dark Oak qui intanto. E chiudere Shang Zabu. Eh no, ma mi serve... No. Scherzavo, a me serve Dark Oak. A me serve Dark Oak. Cazzo, la pescata. Di 2 wave. E 10 visione. Ho capito, frate. Ho capito. Però ci abbiamo prio, frate. Ci abbiamo prio, occhio. Perché io giocando Shang... Vinco. In qualche modo. Cioè dovrei aver vinto. E Dark Oak. Gioco Dark Oak sulla Baxter Building. E forza, frate. Io li vinco. Ma se c'è Shang è finita. Dici tu? No, frate. No, frate. Disastro. Ma guarda. Vabbè, vince lo stesso lui. Vince lo stesso lui, ma guarda tu. Ma guarda tu come cazzo ha vinto sto ragazzo, non lo sa nemmeno lui. Ma che cazzo mi fai stavo dal frate che ti avevo rotto il culo, eh? Cioè, con tutte le carte c'era giusto giusto Magneto. Con altre 13 carte rimanenti nel mazzo, capito? The Wood. Giochiamolo. Bello. Bello sta cosa. Mi piace. La voglio se mi piace. Ora, vasche di clonazione. Come lo posso sfruttare io, vasche di clonazione col mio mazzo? Prendendo prio. Dici tu, tra l'altro. Forge, ok. E Lago Hellas ci sta. Io sai che farei. Ma sai che farei io? Farei Rock Slide in mezzo. Farei Rock Slide in mezzo, farei Shang. Su tunnel quantico. Bello. Farei Shang, a voglia. Che mi può mettere? Mi può mettere roba buona. Può mettere anche una light volendo. Ma che godo se mi mette light? No, non godo. Non godo proprio per niente se me lo metti. Bello sempre. Dici roccia, dici demone. Ok. Vabbè. E quello che mi viene da fare è fare Annihilus adesso. Fare Annihilus ormai se lo gioco. Lo gioco qui. E poi in qualche modo cerco di gluggarmi in qualche modo, sì. Volendo. O meglio farlo su vasca di clonazione. Meglio qui, dai. Ok, ci abbiamo l'aprio. Non pesco però, eh. Perfetto. E qual è il bello? Che devo fare per forza Shang. E demone. E demone, sì. Che mi può mettere? Spero che mi metta Lyot a sto punto. Perché lui mi farà Annihilus. 100% mi farà Annihilus. Vabbè, si ritira meglio così. Meglio così. Anche perché era... non lo so. Penso che non avremmo vinto se avesse avuto Annihilus. Che qui avremmo perso. Non mi potevo pluggare in nessuna maniera. Giusto? Vabbè, ma... potevo mettere Demone. Potevo mettere Rock Slide. No.
Siamo nel Shadow King Rock Slide. Che risolvevo? Un cazzo di niente, perché mi metteva in legge pure lui. Ma non lo so. Ma ugualmente Shang in mezzo era la play più giusta da fare, perché c'era Sentry. Come vincevo io in mezzo poi? Dici, tu andavi con la fortuna che ti prendesse all'Iot col tunnel quantico? Sì. Sì, ci andavo con la fortuna. Bisogna credere nel cuore delle carte, raga. Altare alla morte. Cork. Molto buono, Cork. Posso fare subito centri? Sì, centri. Posso fargli subito centri a sto punto. Mojo? Mojo The Wood. Bene. Entri. Ok, ci sta. E tu non ne vuoi sapere niente di Altare della Morte. Mi piace. Vabbè, The Wood, ok. Va bene, ci sta The Wood. Io lo farei qui, sai. Per una giocata del genere. A me conviene farla? No. A me non conviene farla. Fare così. Scorpion. Oh, per una volta che lo vedo fare dall'opponente, non da me coglione che gioco Corvus con Ela in mano. Cazzo dobbiamo fare, frate, con quel cazzo di Corvus? E poi in quel caso ti attacchi al cazzo, frate. Ti attacchi al cazzo. Soprattutto se non c'è neanche un Ghost Rider. Qualche modo. Bello, frate. GG. Più di energia. Zabudemone. Zabudemone. Sì, mi piace questa cosa. Bishop, un bounce. Gustoso, posso dire gustoso. Se entri in mezzo mi gusta. Se entri in mezzo mi gusta perché ci abbiamo anche Shadow King volendo per il suo Bishop. Non è un problema questo. Ok, mi ha preso Dark Oak, va bene. Lo gioco Dark Oak adesso, sai. Lo gioco adesso perché bello, ok. Azzeriamo tutte le location e siamo tutti belli tranquilli. Perché sì. Perché alla fin fine. Sì, ci avrei rollato da fa. Volendo. Però quello che punto io è fare Dark Oak, prendere Prio, fare Annihilus. Fare cose. In qualche modo. E ce la portiamo a casa tutti belli, convinti, pimpanti e allegri. No? Facciamo Dark Oak sinistra, Annihilus destra. Tra l'altro, non Alliot. Black Widow, ok. Non su Nairos. Bello così. Poi The Wood va bene così. Eight Monk. E a sto punto, vabbè, valutiamo. Valutiamo perché quello che vorrei fare io, se mi permette il gioco di farmi pescare tipo Rock Slide o Shang, si potrebbe pensare di fare Shadow King Lad. Ok, lui penso che si cluggerà sulle rovine. Ok, penso che si cluggerà. Noi vinciamo con Shadow King con location. Ok, Nico Minoru Demone. Progetto Pegasus ce l'abbiamo adesso? Sai che non lo so. Mistero. Allora. Cazzo. E c'è anche prima lui. Vabbè, lui può giocare solamente una carta, no? E allora io farei così. A quanto ammontiamo? Otto. No? 8 e vinciamo con Cork. 8 e vinciamo con Cork. Rock Slide qui. Iron Lad, sperando che ci becchi Shang e non Alliot. E ci vinciamo il game. Gli snappo? No, non gli snappo. Si ritira. Che cazzo, fratello? Non ti snappo neanche, che ti devo fare di più? Cioè, tu hai giocato in quel modo, mica io. Dai, almeno concludiamo il game. Bello The Wood. Bello dovuto sulla Oscorp Tower. A voglia.
Korg demone. Mi gusta. La voglio se mi gusta. Olè e olè. Sai che gli snapperei pure a sto ragazzo. Black Cat. Ok. Va bene, ci posso anche stare. Madonna. E frate, vabbè che Camperisi favorisce anche lui, questo è vero, eh. Io farei Iron Lad e non Rock Slide. Ok. Ci sta, ha voglia. Ok, Dracula, va bene. E perché mi ha mollato Dracula in bocca? Sai che non ne ho idea? Per Cock? Non dovrebbe avere Touch Card sto mazzo, teoricamente. Sai che non lo so. Beh, giochiamo se entri. Giochiamo se entri e basta, dai. Giochiamo se entri e basta e poi vediamo. Detto. Cazzo. E mo? E mo se non mi dà Nihilus è un bel disastro. Se non mi dà Nihilus è un bel disastro. Io potrei anche pensare di far così e così. Intanto per il momento direi. E poi valutiamo se fare la Iotto a Nihilus. Faila adesso, beh. Faila adesso. Faila. Ma voglio se faila. Ma proprio voglio se faila. Vabbè, però io gli sto mettendo un meno 20, eh. Attenzione, gli sto mettendo un meno 20. Gli metto anche a Nihilus. Shadow? Non penso che lui vinca. In qualche... Io non gli gioco nulla. Metto due punti qui. Dai. Credo proprio. Ti ritiri, frate. Ti stava arrivando un meno 20 di faccia. È normale che ti ritiri. Vaffanculo tu ed Ela, va. E come volevo si dimostrare, raga, alla fin fine il mazzo ha retto anche abbastanza bene. Abbiamo trovato i mazzi che servivano per collaudarlo in quelle determinate occasioni e abbiamo brillato. Abbiamo brillato, alla fin fine hanno quittato gli avversari la maggior parte delle volte, però l'importante è vincere il game a sto punto. E divertirsi.